Buongiorno, parliamo oggi con Cristiano Corsini, che è docente di pedagogia sperimentale presso l'Università di Roma Tre. Parliamo con lui perché in queste settimane lui ha pubblicato un libro molto bello, molto interessante, La valutazione che educa, che sta riscuotendo molto interesse da parte degli insegnanti. Nei social c'è molto dibattito su questo libro, sta raccogliendo molti consensi, ma sta raccogliendo anche molte critiche, alcune anche piuttosto feroci, piuttosto pesanti. Senti, Cristiano, tu sei accusato di voler abolire il voto. Ecco, e questa è una accusa interessante da discutere proprio perché in questi giorni nelle scuole si parla di voti perché, soprattutto nella secondaria di secondo grado, siamo in fase di scrutini finali, ci sono centinaia di migliaia di docenti alle prese con i voti. E tu che cosa vuoi fare? Vuoi togliere dalle mani, dei docenti questo strumento? Vuoi togliergli di mano il voto? No, no, allora io non credo sia intelligente togliere il voto. Credo che gli strumenti debbano essere liberamente scelti da chi insegna. Tutto c'è e ha senso perché attraverso il voto noi esprimiamo una valutazione sul livello degli apprendimenti e quindi normalmente dopo un certo periodo noi tendenzialmente siamo in grado di esprimere col senso della misura tipico di ogni accertamento un livello degli apprendimenti, per cui il voto esiste, è normato ed è obbligatorio non a caso nella valutazione periodica e finale, cioè oggi, in questi giorni qui, valutazione finale, oppure nella valutazione periodica, ovvero di solito alla fine del quadrimestre, o del pentamestre, o del trimestre, a seconda delle scelte che poi le scuole fanno. Allora, guarda, ti ripropongo la domanda perché io te l'ho posta in maniera un po' più sottile. Ti ho anche detto, ma ci sono insegnanti che dicono, ma mi volete togliere il voto dalle mani? Perché ci sono molti che dicono, ma insomma, se mi No, togliete il voto, io come faccio a convincere gli studenti che devono studiare? ecco, io credo che il voto non sia uno strumento utile a fare studiare, a fare apprendere studentesse e studenti. Non è nato per quello, non è quella la natura del voto. Semmai quella può essere la natura della valutazione, ma sono due cose distinte. Allora forse c'è un problema se chi insegna confonde voto e valutazione. Allora, il voto ha senso dopo una serie di attività perché va appunto a esprimere una valutazione sul livello degli apprendimenti e l'apprendimento è una faccenda complessa, tant'è che noi abbiamo bisogno di più attività per ragionare alla fine e dire bene, siamo qui e quindi proporre chi insegna a scuola, no, dopo un po' propone alla fine del periodo, alla fine dell'anno il suo voto allo scrutinio, ok? Che poi verrà discusso. Altra cosa è dire io come docente per fargli apprendere ho bisogno del voto. Beh, allora significa che c'è un malfunzionamento nell'insegnamento, perché il voto non è quella natura del voto, non serve a quello il voto, altrimenti il rischio è che lo studente si fa l'idea, ecco, che la scuola serva per ottenere un buon voto, che l'apprendimento serva per ottenere un buon voto o per evitare un pessimo voto. Se è quello il messaggio che l'insegnante in piena libertà, coscienza, eccetera, eccetera, è convinto di trasmettere a studentesse e studenti, è libero di farlo, esattamente come ciascuno di noi è libero di fare male il proprio lavoro. Senti, in questi giorni, in queste ore, anzi, mentre noi parliamo, in molte scuole ci sono gli scrutini in corso e i docenti molto spesso si stanno arrabattando
Allora, io ho qui un alunno a cui ho dato un 7, un 8 e un 6 e mezzo. Che cosa facciamo a questo qua? Gli diamo 7 o gli diamo 8 o che diamine? Come stanno le cose? Tu come la vedi questa questione della media dei voti? No, vabbè, la media è un errore, comunque la si metta, nel senso che i voti sono delle misure ordinali, delle scale ordinali, no? E quindi non si fa la media tra le scale ordinali, non si fa la media tra sufficiente e distinto, esattamente come non si fa la media tra 6 e 9, perché è la stessa cosa, esattamente come non andrebbe mai fatta la media all'università. Ah, ho preso 20 allo scritto e 28 all'orale, allora la media è 24, non c'è senso. Questa è una cosa che non andrebbe mai fatta, è proprio insensata. Però perché viene fatta? Perché ti responsabilizza, perché sostanzialmente consente a chi insegna di estroflettere ogni responsabilità rispetto a una valutazione della quale invece è bene che si faccia carico, perché noi siamo noi che ci assumiamo la responsabilità di dire: il tuo apprendimento sta qui, 7, 8, 9, 28, 30, 20. E allora la media è una scappatoia, la media aritmetica è una scappatoia, che però è insensata dal punto di vista scientifico per i motivi che abbiamo detto. Allora, il problema è che noi dovremmo assumerci la responsabilità di prendere delle decisioni e condividerle chiaramente con colleghe e colleghi, anche con studentesse e studenti. Questa assunzione di responsabilità è un lavoro che è indubbiamente gravoso, è gravoso, e la scappatoia classica è: ho calcolato la media aritmetica. Però io credo che questo significhi anche non solo fuggire dalle proprie responsabilità, ma attestare che c'è ancora una volta qualche lacuna dal punto di vista proprio dell'alfabetizzazione scientifica. La media aritmetica non si fa tra valutazioni di questo genere, misurazioni di questo genere, e anche dal punto di vista metodologico didattico. Senti Cristiano, c'è qualcuno anche che un po' provocatoriamente ti dice: sì, va bene, tu predichi molto bene, ma come razzoli? Cioè, quando tu fai gli esami con gli studenti, tu però poi il voto lo dai. Agli esami sì, certo. No, no, agli esami li do esattamente come agli scrutini: si mette il voto sulle schede va il voto. Cioè, quella che può essere definita valutazione sommativa, finale, chiamatela come volete, indubbiamente è normata, ci sono delle regole che vanno rispettate, e in quel caso si mette il voto. Ma il problema è pensare che quella sia l'unica forma di valutazione. In realtà quella è la meno importante. È la meno importante, perché se io ho valutato durante il corso dell'anno sempre così, mettendo soltanto voti, significa che in realtà io ho impiccato la mia attività didattico-valutativa alla forma di una valutazione finale che è un po' povera. E quindi io sì, chiaramente, come tutti i docenti che rispettano la legge, nella valutazione, nell'appello, metto un voto che è espresso in trentesimi, però nel corso della mia didattica invece provo a fare delle scelte coerenti con quel che insegno, e quindi riscontri descrittivi, partecipati, finalizzati a migliorare l'apprendimento e l'insegnamento, perché poi il grosso problema è che molto spesso si ha anche una visione un po', diciamo, meschina della valutazione formativa, per cui si pensa che la valutazione formativa orienti l'apprendimento e basta, ma non può orientare l'apprendimento se non orienta anche l'insegnamento. Senti, concretamente a te è capitato in una o più occasioni che finita una sessione d'esami ti sei detto: ma però, santo cielo, questo argomento quasi tutti sono stati un po' carenti. Vuoi vedere che forse avrei dovuto approfondire meglio? Ti è capitato? Sì, mi capita, magari quasi tutti no, però mi capita, e ho, diciamo, archivio, ecco, gli argomenti sui quali svolgo l'esame, gli obiettivi sui quali che vado ad accertare, il livello degli apprendimenti, e
chiaramente a ogni appello faccio anche un ragionamento sulla mia didattica, perché se uno non fa questo, evidentemente è convinto di essere perfetto e io non lo sono affatto, non essendo perfetto e avendo però almeno il vantaggio della consapevolezza della mia imperfezione, questo ragionamento lo faccio e quindi durante poi quando torno in aula assumo delle decisioni che sono anche informate da questi ragionamenti. Certo. Ecco, ma c'è una domanda di fondo alla quale dobbiamo rispondere, ma la valutazione allora a che cosa serve? Ecco, tu hai già dato delle risposte, ma riassumendo, qual è lo scopo principale della valutazione? Credo che sia quello di arricchire le esperienze successive, cioè noi valutiamo allo scopo di arricchire le esperienze successive. Quindi, come insegnante, io ho bisogno di sapere esattamente, cioè, sempre con senso della misura, e ben sapendo che ogni valutazione si basa anche su attività di misurazione, quindi su errori, sono sempre gli errori di misura, ho bisogno di sapere se sto andando nella direzione giusta. E se le studentesse e gli studenti anche stanno andando nella direzione giusta. E allora è questo per me lo scopo della valutazione. Dopodiché c'è anche la valutazione sommativa finale, che è meno utile, indubbiamente. È meno utile da questo punto di vista, ma che comunque dovrebbe seguire delle regole, che degli orientamenti che la indirizzino anche su questa strada. Quindi lo scopo della valutazione è arricchire le esperienze successive. Senti, ci può essere valutazione dell'insegnante nei confronti dello studente senza che ci sia però anche una adeguata e consapevole autovalutazione dello studente? Beh, a giudicare dalle prassi direi di sì, cioè capita spesso, però il problema è che non funziona, nel senso che è una visione un po' paternalistica e poco matura del rapporto di insegnamento-apprendimento, no? Perché a meno di non essere convinti che noi come docenti diamo la conoscenza, così la consegniamo, e che invece non ci sia comunque un processo di costruzione attiva, critica, eccetera, eccetera, a quel punto, insomma, se non siamo convinti di questo, allora siamo anche costretti a pretendere che studentesse e studenti si posizionino rispetto alla valutazione. Quindi valutazione tra pari, autovalutazione, confronto sulla valutazione. Mi sembra, insomma, una questione anche di onestà intellettuale. Ecco. Tra l'altro questo migliora anche le nostre valutazioni, perché le nostre valutazioni si arricchiscono col confronto con le opinioni altrui. Quindi fa bene proprio a tutto il processo questo. Cristiano, questo libro, La valutazione che educa, sta avendo un bel successo editoriale. Tu te l'aspettavi questo successo? Non sono in grado di spiegare perché stia andando così, perché insomma, abbia questa diffusione. Posso dire che ho fatto una scelta un po', diciamo, scarsamente canonica, poco canonica, cioè ho provato a utilizzare un linguaggio davvero divulgativo, quindi non troppo tecnico, non troppo specialistico, e al tempo stesso ho provato anche a, ogni quattro pagine ho tolte tre, cioè il libro in realtà era pensato per avere 400-500 pagine. Ne ha 120, 130, quante ne ha. Forse queste scelte hanno aiutato un po' la diffusione del testo. 120 pagine vuol dire che è un bignami di docimologia? No, non è un bignami di docimologia, è l'essenziale della docimologia, cioè non è un riassunto, è a mio avviso non della docimologia, è l'essenziale sul mio punto di vista sulla docimologia. Quindi no, un riassunto no, però c'è quel che credo sia più importante e c'è un ragionamento sul perché della valutazione. Poi il resto viene di conseguenza. Senti, nelle competenze che un insegnante deve
avere, deve possedere, secondo te, le competenze sulla valutazione, sulle pratiche valutative, sui metodi di valutazione, quale posto occupano? Ma a mio avviso devono occupare lo spazio che di solito viene assegnato al come, cioè al come fare certe cose. Io credo che un buon insegnante debba essere preparato attraverso la risposta a quattro domande fondamentali, che sono il perché insegna, il cosa insegna, quindi chiaramente la preparazione sui contenuti disciplinari deve essere fondamentale. Ok? E anche sulla funzione della disciplina. Poi c'è una domanda su chi, quindi la psicologia dell'apprendimento, a mio avviso, deve avere un ruolo rilevante e c'è chiaramente anche una domanda su come insegnare. E dentro questa domanda c'è anche la competenza metodologica, metodologico. Metodologico didattico e valutativo. Il problema è che queste, le risposte che diamo a queste domande non possono essere scollegate le une dalle altre. E quindi è per questo che per me è sempre necessario partire dal perché facciamo certe cose. Quindi la competenza valutativa è una competenza importante, sta tra le altre. Tu molto spesso dici e scrivi che la valutazione è anche una questione di natura politica. Che cosa intendi dire? Allora, intendo dire che sta dentro quel perché insegniamo, cioè qual è il perché della scuola, no? In un contesto democratico. Quanto la scuola può incidere nella rimozione degli ostacoli di varia natura che impediscono una piena partecipazione dell'individuo alla società, alla cultura, alla comunità in cui si inserisce. E credo che le risposte che noi diamo a questa domanda debbano riflettersi anche nella valutazione. Allora, se io penso che la scuola debba insegnare, da questo punto di vista, ad avere un approccio trasformativo nei confronti della realtà, non posso immaginare una valutazione nella quale noi immaginiamo che ci siano degli oggetti di valutazione che sono gli studenti. Loro devono essere soggetti attivi di valutazione. E il resto dovrebbe venire di conseguenza. Il problema è che tendenzialmente invece ci si prepara un po' sulle tecniche, eccetera, eccetera, e invece non si riflette su quanto queste tecniche possano essere o meno coerenti rispetto al fine. Bene, ringraziamo Cristiano Corsini per le sue considerazioni, per quello che ci ha raccontato, perché ciò che ci ha detto, anche con riferimenti alla sua attività personale di docente. Ecco, abbiamo capito che lui come docente universitario cerca anche di mettere in pratica quello che racconta nelle sue conferenze, nei suoi incontri e nei suoi libri. Ecco, ricordiamo ancora il titolo del libro che adesso sta andando per la maggiore, La valutazione che educa, e davvero complimenti e auguri per i prossimi lavori.